Thank you.
Thank you.
mattina c'è veramente un bellissimo movimento dello Spirito Santo. E volevo leggere in Giovanni 6, dal verso 27 al verso 36. Signore, sia lodato. Amen. Adoperatevi non intorno al cibo che perisce, ma intorno al cibo che dimora in vita eterna, il quale il figliolo dell'uomo vi darà, perché esso ha il Padre, cioè il Dio suggellato. Allora essi gli dissero: che faremo per operare le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio. Rispose qualcosa di molto semplice: che voi credete che colui che egli ha mandato, crediate in colui che egli ha mandato. Cioè, ha detto praticamente: credete in me, credete in Gesù. Allora essi gli dissero: quale segno fai dunque affinché noi lo vediamo e ti crediamo? Che cosa operi? I nostri padri, Gesù disse, mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro a mangiare del pane celeste. Allora Gesù disse loro: in verità io vi dico che Mosè non vi ha dato il pane celeste, ma il Padre mio vi dà il vero pane celeste, perché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi adunque gli dissero: Signore, dacci del continuo di codesto pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà giammai sete. Amen. Di Dio.
Oggi è una giornata veramente grandiosa per me, poter celebrare il Signore ancora una volta. Oh, gloria al tuo santo nome, Signore. Siamo qui riuniti, alleluia, nel nome del Signore Gesù Cristo, per innalzare questo nome al di sopra di ogni nome, poiché, alleluia, solamente nel nome di Gesù c'è liberazione, c'è amore, c'è tutto ciò che occorre all'uomo, all'individuo, per poter, alleluia, vivere una vita, alleluia, come Dio vuole, nella sua volontà, Padre. Perciò, Signore, chiediamo che il tuo sangue prezioso sia sopra di noi e liberi le menti affinché possano accostarsi alla tua predicazione, al tuo servo, Signore, che sarà unta, Signore, quest'oggi, per la potenza dello Spirito Santo. Gloria al nome santo del Signore Gesù Cristo. Desidero leggere Matteo, potete accomodarvi. Anche se per la parola di Dio si dovrebbe stare indietro. No, vabbè, la parola di Dio è quella più specifica. Io faccio semplicemente una riflessione, quindi non voglio fare una piccola riflessione. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Quindi, innanzitutto sono contento perché qui abbiamo il fratello Gaspare. Dio ti benedica grandemente, veramente, che il Signore veramente ti possa guidare sempre in ogni verità. Amen. Gloria a Dio. Grazie. Adesso voglio leggere, appunto, desidero leggere Matteo capitolo 3, dal verso 7 al verso 10. Dio sia lodato. Amen. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da questa pietra. Gloria al nome santo del Signore. E la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia, grazie Signore. La parola qui è abbastanza chiara, non c'è da interpretare come molti interpretano. Qui la parola è molto, 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 come dire, reale e chiara. Non ci sono margini di incomprensione. Gloria al nome santo del Signore. Allora, qui è Giovanni Battista. Giovanni Battista è stato il precursore, alleluia, della venuta di Cristo. E lo stesso Gesù lo definisce come... non c'è stato uomo nato da donna superiore a lui. Poiché veramente, alleluia, ha preso la parola che è stata rivelata ai tempi dell'Antico Testamento. È stato l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento, gloria al nome santo del Signore. Ma noi andiamo a ciò che ci interessa di più, non dobbiamo indossare nessuno. Gloria al nome santo, è solamente per dare una delucidazione. Per quanto riguarda la parola, mi soffermo nel capitolo 3 del verso 7, dove dice: ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire a ravvedimento? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E non pensate di dir fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far sorgere dai figli di Abramo anche da queste pietre. Quindi qua Giovanni Battista dice chiaramente che non è che perché
c'è una discendenza dovuta al fatto di essere appartenere alla famiglia di Abramo, allora si può conquistare una salvezza. Ha fatto questo un qualcosa che è, fa parte della religiosità degli uomini che ancora oggi ci sono, credono di servire Dio e poi in effetti non stanno servendo solamente, alleluia, qualcosa che non appartiene a Dio. Ma qua appunto l'apostolo Giovanni ci fa vedere come è necessario spogliarsi da tutto ciò che non va bene nella nostra vita, e questo non si può fare in un istante o in un giorno oppure in pochi giorni. Quindi occorre essere ravveduti. Il ravvedimento è qualcosa di basilare nel cristiano. Se non c'è un vero ravvedimento, fratelli e sorelle, non abbiamo fatto nulla, poiché Dio interviene in un'anima che è veramente pentita nel profondo del proprio cuore di ciò che ha fatto durante la propria vita. E nessuno è esente, eravamo tutti peccatori, dice la Scrittura, eravamo tutti, non c'è un uomo che non è stato, può dire che non è stato peccatore. Quindi occorre necessariamente spogliarsi dal peccato, alleluia, e quindi di conseguenza con la fede del Signore Gesù Cristo affrontare il cammino necessario. Quindi ravvedersi alla base, pentirsi alla base. Se non c'è un vero pentimento non significa niente, non abbiamo fatto nulla, poiché Dio conosce i nostri cuori, Dio lo vede. Non è che con la bocca possiamo dire sì, io sono un peccatore, e poi con i fatti andiamo continuiamo ancora a fare ciò che facevamo prima. Questo è sbagliato, fratelli e sorelle, mettiamocelo in testa. Abbiamo fatto una scelta, bene, dobbiamo continuare su quella, imperterriti, senza mollare, poiché sì, è dura, è stretta la via, è angusta, lo sappiamo, fratelli, lo proviamo tutti, giorno per giorno, ma questo non ci deve scoraggiare, ci deve essere da monito per continuare, perché questo ci fa capire qual è la verità. La verità non è qualcosa, lo stesso Barabba non sapeva che cosa significasse verità. Non lo sapevo, perché se tu non sperimenti l'ingiustizia, se tu non sperimenti tutto ciò che il mondo ti porta addosso, tutto il diavolo, ne parliamo, e chiaramente noi non possiamo capire la verità, che è qualcosa di meraviglioso, qualcosa che discende dal cielo. Alleluia, gloria al nome santo del Signore, e ringrazio Dio che mi possa spogliare ogni giorno sempre di più del mio vecchio uomo, affinché possa lui crescere, alleluia, e io devi diminuire nel nome del Signore Gesù Cristo. Gloria al nome santo del Signore. Dio ci benedica. Amen. Ed è bello, sapete, soprattutto in questo mondo, almeno parlo per i miei amici, per l'esperienza che ho avuto, che i giovani si accostino al Signore. È qualcosa di difficile. Però grazie a Dio anche la mamma, avendo creduto, gloria a Dio, e la mamma piange. Ringraziamo il Signore anche per questo. Però, sapete, mi veniva in mente una cosa. Questo pulpito era prima un armadio. L'avevo comprato perché avevo sbagliato le misure, praticamente l'ho comprato in più. Ho detto, ma che me ne devo fare di sto posto? Il mio pensiero era di buttarlo, eppure l'ho conservato. Io avevo sbagliato le misure, ma il Signore aveva preso altre misure. E nei piedi di Dio c'era che quello che io ho comprato in più doveva servire per questo gruppo. E dove voglio arrivare? A volte si pensa che anche per le persone non ci sia niente da fare, ma il Signore ha altre misure. Il Signore, come ha stabilito che quella legna dovesse essere un pulpito un giorno, così il Signore ha voluto che voi oggi facesse parte non solo della famiglia di Cristo, ma che cominciate a servire il Signore.
perché nella giovinezza è qualcosa di particolare, qualcosa di meraviglioso. Farete tante esperienze se rimarrete fedeli nella vita. Perciò ringraziate il Signore, fatevi animo, fatevi forza, perché è molto importante. Un giorno il Signore mi disse a voce udibile: nessun'arma fabbricata contro te prospererà. E da quel giorno ne ho passate tante. Ne ho passate tante per la salute e per tanti altri motivi. Eppure sono qui a servire il Signore. E di questo lo ringrazio. Dio mi benedica.
24 anni, 25. Gloria a Dio. Gloria a Gesù. A casa non ti sei. Grazie a sempre la sua presenza, il Signore, che è sempre emozionante, perché essendo la sua presenza poi con le 50 anni di fede, c'è sempre quell'emozione. Io voglio ringraziare veramente stamattina il pastore, che veramente il Signore benedica, che mi ha dato questo privilegio di essere la sua presenza del Signore. Tutta la Chiesa che veramente Dio mi benedica, abbiamo innanzitutto il Signore. Volevo dire solo una cosa, e poi lo spazio, che veramente, come diceva il fratello e come dice la parola di Dio, che nel cammino del Signore non è tutto facile, perché quando uno si aggrappa al Signore, il diavolo comincia a fare, specialmente quando uno comincia a fare sul serio e si aggrappa veramente alla roccia, che la roccia è Gesù Cristo, il nostro Dio che ci dà forza di continuo. Però il Signore stesso dice: non temete, perché io sarò con voi. Amen. Io sono la fonte della vita, l'acqua fresca che ci dà veramente ogni giorno di essere veramente di piedi di Lui, perché Gesù Cristo è colui che ci può dare speranza. E stamattina il Signore veramente, mentre pregavo, mi inviava in questa chiesa, che veramente Gesù vi benedica e che possa fare crescere, non per l'uomo, ma per dare gloria a Gesù Cristo. Che il Signore è buono e che Dio vi benedica. Una buonissima giornata. Sono emozionatissimo, chi davanti al Signore. Adesso invitiamo il fratello Eusebio, così mi avete fatto emozionare. Sono ricordato quando io avevo 19 anni, quando mi sono vestito, e quando all'età di 20 anni salì sul coro. Ringrazio Dio perché veramente l'opera sta andando avanti. Ringrazio Dio per tutto quello che fa nella mia vita e che continua a fare. Volevo raccontare per ricantare un breve cosa mi è successo giovedì notte. Mentre che dormivo tranquillamente, ho avvertito nella mia stanza una presenza molto piacevole. Qualcosa che mi fece svegliare. Alla voce udibile sentì: io torno. Sei tu pronto? Quel momento dissi subito sì. Ma il mio sì è stato non perché Gesù, anzi, se mi portava con Lui, gloria a Dio, ma il mio sì è stato quello sì che non ho pensato a nulla. Ho pensato che quella voce era soave e quella voce era il mio Gesù che mi parlava. Sapete, quando mi sono convertito io 33 anni fa,
ha accettato lui, ha detto sì al Signore, ha fatto questo cammino di fede. Lui è stato sempre con me. Io non l'ho mai lasciato perché ho paura di lasciare il Signore. E lui non mi ha mai lasciato e non mi ha mai abbandonato. Anche nelle mie difficoltà, nelle mie afflizioni, lui è stato grande. E lo sarà sempre. Perché io mi sono convertito a Dio, ovviamente è vero. Non mi sono convertito a una predicazione, non mi sono convertito a un uomo. Mi sono convertito a colui che ha dato la sua vita a morire sulla croce per me. Questa mattina voglio dare il Signore con un canto che veramente fa parte del CD che il Signore mi diede. Questo canto parla della testimonianza soprattutto di mia mamma. E mia madre, quando piange ancora attualmente, prega, piange. E quando veramente queste parole, è stata l'ultima canzone che ho inciso nel CD, per la gloria di Dio, e il Signore mi parlò attraverso questo canto. E veramente io ho capito che quando un cuore piange, solo Dio può consolarlo. Noi possiamo consolarci fra di noi, però tutto è il Signore. E quando qualcuno cade, solo Lui lo rialza. Non siamo noi a rialzare gli altri, ma è Dio che ci rialza. E così, se il nemico viene, non temeremo. Il nemico non l'avversario, neanche l'avversità, le cose che potremmo avere. L'Onnipotente combatterà per noi. Io l'ho realizzato nella mia vita e lo realizzo a farlo sempre. Questo canto lo offro al Signore, ma lo offro a ognuno di voi che siete donne, che avete pianto per i nostri figli, che piangete ancora per i figli, per i mariti, e per ognuna di voi, che Dio possa benedire grandemente la vostra vita. Amen. Quando il cuore piange, solo Dio può ascoltarlo. Thank you.
di essere, Signore, buoni genitori, Signore Dio mio, affinché lei possa crescere nelle tue vie, Signore Dio mio. È veramente una donna saggia, savia, Signore, e che, Signore, veramente ti possa, Signore Dio mio, cercare tutti i giorni della sua vita, Signore, e servire, Padre. Ti prego, Signore, rimani con loro, con noi tutti, Signore Dio mio, e benedicili grandemente, Dio mio, nel tuo nome, Gesù, benedetti in eterno. Amen. E allora, questa era la notizia bella, invece adesso vi devo dare una triste notizia. Sapete che abbiamo pregato tanto per il fratello del nostro carissimo fratello Benito Priulla, si chiama Ubaldo, quello di Dio. Ebbene, e ieri non ce l'ho fatta più, la malattia se l'è portata via, grazie a Dio. Quindi quanti di noi lo conoscono, grazie a Dio, e anche quelli che non lo conoscono. Preghiamo per questa famigliola affinché il Signore consoli i cuori di questa famiglia che gli è venuta a mancare. Amen. Quello che era il capo famiglia. Dio benedica. Ci vogliamo accomodare ancora qualche altro. Passa il fratello per l'offerta, gloria a Dio, poi leggeremo la preziosissima parola di Dio. Quindi ringraziamo il buon Dio per i ragazzi che hanno offerto questo canto, come prima volta, gloria a Dio, è andata bene, troppo bene, gloria a Dio. La prima, come si vuol dire, gloria al Santo Signore, noi dobbiamo ringraziare Dio. Prossimamente, gloria al nome santo del Signore, invece ci saranno di scena i bambini, gloria a Dio. Quindi stiamo preparando i bambini, che anche loro offriranno qualche canto al Signore, fiera della sorella Enza, la figura di Simona che non è qui questa mattina, ma anche il figlio e fratello Giuseppe, gloria a Dio. Quindi ringraziamo il buon Dio per ogni cosa. Gloria a Dio. Ebbene, se avete con voi la Bibbia, apritela in questa mattina, gloria a Dio. Leggeremo in Atti degli Apostoli, gloria a Dio. Il Signore sia ringraziato, benedetto, glorificato sempre. Ci sono le Bibbie, però non c'è il segno questa mattina. Ve ne andate a cercare voi, gloria a Dio. Anche perché, vedi, stava diventando troppo facile. Vero? Invece in questa maniera, Atti degli Apostoli. Ti faccio presente. Alleluia, gloria a Dio. Sei gennaio, no? Perché? Per questo è il nome santo. Atti. Atti al secondo capitolo, gloria a Dio. Sono i primi 21 versi. E allora, siamo tutti pronti? Amen. Amen, gloria a Dio. Il Signore sia lodato. Amen. Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente, nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano, e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei uomini pii da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, che di fronte a Cirene, e noi residenti di
passaggio da Roma, giudei e proseliti, cretesi ed arabi, gli udivano parlare delle grandi cose di Dio nelle loro lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'un l'altro: che vuol dire questo? Altri invece li schernivano e dicevano: sono ripieni di vin dolce. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro: giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi, come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele: e avverrà che negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve, e profetizzeranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra: sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del sole. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà Amen. Grazie ancora, Dio d'amore, per questa tua preziosissima parola, mio Dio. Rimani ancora con noi, che il tuo Santo Spirito sia a guidare ogni cosa, mio Signore. Ancora ti chiediamo, mio Signore, di intervenire, Padre Santo, in quelle famiglie dove c'è necessità, mio Signore, dove c'è, Padre Santo, lutto, come abbiamo sentito, mio Signore Gesù. Gloria al nome tuo Santo, sii tu a consolarli, a benedirli, mio Signore Gesù, gloria al nome tuo Santo, e a rimanere con loro e con noi in questo giorno, nel nome santo di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria. E ringraziamo il buon Dio, gloria al nome santo del Signore. Rileggendo il verso 1, vediamo come giunse il ritorno della Pentecoste. Essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Gloria a Dio. Significa molto, gloria a Dio. Già il primo verso, Dio d'amore, veramente tu ci vuoi dire tutto quello che hai da dire a ognuno di noi in questa mattina, a ognuno delle chiese che in questa mattina fanno culto in altri luoghi. Gloria a Dio. Sappiamo bene che Dio, quello che vuole dai suoi figli, dalla chiesa che lui ama, vuole il pari sentimento. Tutti riuniti in un solo luogo, gloria a Dio. Intanto gloria al nome santo suo, c'è molta divisione purtroppo invece in questi tempi nelle chiese, gloria a Dio. Sappiamo bene che ognuno si cura la sua chiesa, anzi forse che la sua chiesa, la sua posizione, tante volte devo dire, mi dispiace dire sempre queste cose, gloria a Dio, ma è un qualcosa che sta accadendo. Quindi non dico, non sto dicendo delle bugie, gloria a Dio, e quindi sto dicendo la verità, e la verità ci rende. Amen, gloria a Dio. E allora, gloria al nome suo santo, ci parla di stare insieme in un luogo a essere di pari sentimento. Il pari sentimento è qualcosa che dovremmo avere, gloria a Dio, sempre. Dovremmo essere veramente uniti nello spirito, pensare nella stessa maniera, gloria a Dio. Cose positive, gloria a Dio. Non pensare cose negative che ci possono portare lontano dal Signore, gloria a Dio. Avere solamente un unico obiettivo nella nostra vita, quella di servire Dio, di cercare Dio, di amare Dio e pertanto di amare il nostro prossimo. Amare anche, gloria a Dio, come dicevo ieri sera, che siamo stati in una famiglia, il fratello anche Eusebio, gloria a Dio, di amare principalmente chi non ci ama, gloria a Dio. E questa è la base di un buon cristiano. Viceversa, gloria al nome santo suo, non abbiamo nulla da fare con Dio. Il pari sentimento, vedete quanti siamo qui, vabbè, quelli che siamo in questa mattina, dovremmo essere tutti qui con un'unica mente, un unico pensiero solamente, lasciare fuori tutto il mondo, con tutte le sue cose, con tutti i suoi problemi, con i nostri anche problemi, perché sapete, magari domani, dopodomani, ci riemergeremo nel mondo, nel lavoro, e ricominceranno chi nella scuola, gloria a Dio, chi nei problemi familiari, e ricomincerà di nuovo ad avere sempre gli stessi problemi, gloria a Dio. Però, gloria al nome santo suo, quando noi ci riuniamo per cercare la faccia di Dio, la dobbiamo cercare tutti uniti, pari sentimento. E questo non si deve fermare soltanto nella chiesa, vedete? Anche nella famigliuola, la famiglia, gloria a Dio, deve avere un pari sentimento. La moglie, il marito, i figli,
devono essere un unico spirito, tutti e tre, tutti e quattro, tutti e cinque, quelli che sono, la devono cercare di pensare tutti nella stessa maniera. E allora sì che scendendo la presenza forte di Dio, e Dio può operare potentemente, perché quando ci sono divisioni sappiamo bene che Dio non può operare, gloria a Dio, sappiamo bene cosa disse Gesù stesso, un regno che è diviso su se stesso non può sussistere. Come dico sempre, gloria a Dio, una chiesa, gloria a Dio, dove ci sono divisioni, un esempio, magari poi vi formate un gruppetto, quelli si fanno un altro gruppo e un altro gruppo, significa divisione vera e propria. Con le divisioni non si va da nessuna parte. In una famiglia dove il papà si organizza con la figlia, la mamma con l'altro figlio e gli altri fratelli, e c'è la casa divisa, quella casa, gloria a Dio, prima o poi verrà distrutta dal nemico, perché il nemico che porta divisione, che porta litigi, che porta separazioni, è quello che vuole fare lui, è proprio questo, dividere, perché la divisione, gloria a Dio, porta sempre alla rottura finale. E allora, gloria a Dio, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere in testa, gloria al nome santo suo, che noi abbiamo scelto il Signore per la nostra casa e per la nostra vita. E allora, visto che lo abbiamo scelto, dobbiamo far sì che nella nostra vita deve essere al primo posto. Dentro il nostro cuore ci deve essere solamente il Signore. Tutte le altre cose li dobbiamo lasciare al mondo. Lasciamo al mondo tutto il resto, anche se magari abbiamo delle cose che a noi ci piacciono. Atteggiamenti, gloria a Dio, che non vanno bene da buoni cristiani, lasciamoli perdere. Iniziamo veramente a fare sul serio col Signore, perché quando noi ci convertiamo, quando noi ci ravvediamo, quando noi veramente accettiamo il Signore come nostro personale salvatore, da quel momento, gloria a Dio, dobbiamo fare in modo che, gloria a Dio, tutto è passato e non deve subentrare più nella nostra vita. Lasciamo ogni cosa agli altri, se è il caso, fratelli miei, gloria a Dio. Non è certo facile un cambiamento radicale in poco tempo, però, gloria a Dio, piano piano, con l'aiuto del Signore, si può fare, sapete, gloria a Dio? Questo l'abbiamo sperimentato tanti di noi che sono nella fede da tantissimi anni, gloria a Dio, e più o meno per Paolo, ce l'abbiamo fatta, gloria a Dio, con Gesù, però, perché da parte nostra, gloria a Dio, non ce l'avremmo fatta mai, gloria nello santo suo, però con il Signore vicino e donando il nostro cuore a Lui e facendoci guidare da Lui, dallo Spirito Santo in questo caso, è stato Lui che ha guidato i nostri passi. Certamente i combattimenti non mancano, anche in famiglia, anche nella chiesa, anche sul lavoro, anche per strada, però con Gesù ce la faremo. Amen, gloria a Dio. Alleluia. E questo è il senso, gloria a Dio. E la comunione fraterna, la gioia di stare insieme, sapete, fratelli, gloria a Dio, perché quando si viene noi in chiesa, perché la chiesa siamo noi, fratelli, quando si viene nel locale dove ci riuniamo per cercare la faccia di Dio, fratelli miei, a parte se uno veramente, poverino, ha un problema, gloria a Dio, nella sua vita, nella sua casa, nella sua famiglia, va bene, però dobbiamo venire, dobbiamo andare, anche nelle altre chiese, attenzione, non parlo solamente per questa, gioiosi. La gioia deve essere nella nostra faccia, nel nostro viso, fratelli miei. Quando andiamo in un luogo per cercare la faccia di Dio e ci andiamo con quelle facce buttarizze, scusate il termine, da morti, ma cosa possiamo trovare? Anzi, sapete che succede? Che contristiamo lo Spirito Santo e trasmettiamo la negatività anche ad altri, se è il caso, fratelli miei. Gli altri, guardandoci in faccia, ripeto, se c'è un problema, preghiamo tutti, incoraggiamo i fratelli, abbracciamoci, perché quello è il senso, principalmente quello che dobbiamo fare noi cristiani. Però ci sono persone, gloria a Dio, che proprio sono negative di natura, gloria a Dio. E questo va bene perché prima eravamo così. Una volta che abbiamo conosciuto il Signore, dobbiamo cambiare. Sorridi, dice, Gesù ti ama. Sorridi, Gesù ti ama. E quello è il senso. Ci vogliono un sacco di problemi fuori a casa mia, dal mio lavoro, e non me lasciami stare. Intanto qua dentro, scusate il termine, scordiamocene. Quando usciamo fuori, se noi ci mettiamo nella mente che li dobbiamo ritrovare, fratelli miei, li ritroviamo qui davanti. Appena apriamo la porta, io subito fanno breccia nella nostra mente.
noi invece li dobbiamo completamente dimenticare, dobbiamo uscire fuori veramente ristorati, cambiati, gioiosi, anche perché quello che riceviamo tante volte qui, le gioie, di la presenza forte del Signore, il nemico è messo lì davanti perché ci vuole riprendere ogni cosa e ce lo fa perdere, sapete, tante volte, a secondo come noi usciamo, con quel pensiero che noi usciamo di qui, il nemico ci toglie tutte le belle, tutte le meravigliose cose che il Signore ci ha donato in questo luogo. Ripeto, io prendo come esempio questo perché siamo qui, gloria a Dio, ma naturalmente anche le altre comunità, gloria a Dio, dove si riuniscono, gloria a Dio, accettano la faccia di Dio, succede la stessa precisa cosa. Quindi, gloria a Dio, io dico sempre, lo ripeterò, perdonatemi se dico questa cosa, piuttosto che andare in un luogo e andare per contestare o per giudicare, perché per magari abbiamo un occhio non buono nei riguardi di quel servitore o dei fratelli che cantano, piuttosto stiamoci a casa, gloria a Dio. Dio accetta meglio, gloria a Dio, perché quello significa andare a peccare, cioè andare nella casa del Signore e andare a peccare, fratelli miei, e questo non va bene, gloria a Dio. Piuttosto ci stiamo a casa, preghiamo, quando abbiamo la visione ci si apre, come è stato detto, perché avremo visioni, come è scritto e come accade e come è testimoniato nel caso di oggi il fratello Eusebio. Quindi il Signore ci parla a voce udibile. Dio, quando deve parlare, parla. Quando ci deve rimproverare, ci rimprovera. Ci dice tutto, ci dice come stanno le cose. Non ci dice solo cose belle, sapete? Perché il cammino con il Signore non è che non è sempre che noi facciamo la sua volontà. E pertanto lui tante volte ci prende per l'orecchio e ci tira, o ci tira per i capelli, ed è giusto che sia così. E infatti, quando ci troviamo in un luogo e magari ascoltiamo una meditazione della parola di Dio, una predicazione della parola di Dio, e vediamo c'è qualcosa che ci compunge, piuttosto che lamentarci con il predicatore che sta dicendo qualcosa di sbagliato, magari c'è fa parlare per me o per dire, oppure no, invece dobbiamo ringraziare Dio, perché il Signore ci sta rimproverando. Anche nella radio, sapete, gloria a Dio, tante volte ascoltiamo magari una predicazione nella radio e magari ci dà fastidio e cambiamo canale perché ci tocca in un certo senso, gloria a Dio, e questo non va bene, perché il Signore si può servire di chiunque per parlare, per parlarci anche alle persone del mondo. Tante volte, sapete, mi è capitato, gloria a Dio, mi sono trovato di fronte a persone che mi hanno dato delle risposte che io non me l'aspettavo. Cioè, ma quello che ci ho guidato a dare, gloria a Dio. Una volta, fra tutto, un signore anziano, che io disse a una persona che mi ha incontrato, dice, come va? Insomma, diciamo che va. C'era un signore che passava di là, te l'ho detto, e quello mi rimproverò. Ma che dice? Dica sempre che va bene, dice. Almeno il nemico non gode. Disonesto, disse, vero, quello è messo lì, perché aspetta che noi diciamo questa cosa affinché lui si rallegra. Dice, vedi, finalmente a questa qui, la sto distruggendo, gloria a Dio. Verso 2, gloria a Dio. Intanto, gloria a Dio, dobbiamo dimenticare sempre i torti subiti. Questo è un qualcosa che vi dico sempre, gloria a Dio. Dimenticate, fratelli miei. Non ci date più, gloria a Dio, pensiero alle cose che abbiamo subito nel passato, perché ci fanno solamente male. Non ci fanno mai bene. Dice, ma il fratello, la sorella, il vicino, la cognata, il cugino, chiunque esso sia, fratelli miei, dimentichiamo tutto, non ci pensiamo più, perché questi sono pensieri che tormentano la mente e che ci fanno stare male anche davanti a Dio, per certi versi, perché il Signore legge i nostri pensieri, gloria a Dio, anche se noi non lo diciamo apertamente, ma i nostri pensieri magari ancora sono in quella persona, in quel fratello, in quella sorella che ci ha fatto del male. Basta, è passato ormai, non esiste più, materialmente non c'è più. Quello che c'era prima qua dentro, prima di esserci noi, c'era una libreria, mi pare che sì, vero? Cioè, un deposito, una libreria, cosa era? Biblioteca, giusto, ecco la parola giusta, biblioteca. Non c'è più, non esiste più, vedete, basta, ormai ci siamo noi qui a glorificare Dio. Magari dove non ci saremo più neanche noi, gloria al Santo Signore, ma il passato va dimenticato. Il verso 2 e il verso 3 dicono, e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia.
e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Gloria al nome santo del Signore. René, in quell'alto solaio, perché si tratta di un alto solaio, infatti il messaggio di questa mattina gli ho dato questo nome: torniamo nell'alto solaio. In quel posto erano 120, cioè non erano 4, quindi dice 4 se sono d'accordo facilmente, perché essere d'accordo in 4 persone, gloria a Dio, è facile, ma 120 essere di pari sentimento, gloria a Dio, ce l'è voluta essere tutti di un unico sentimento, gloria a Dio, tutti un unico pensiero, gloria a Dio. Erano andati tutti lì e si ritrovarono lì perché dovevano ricevere. E quando con il Signore noi ci mettiamo in testa che dobbiamo ricevere, fratelli miei, riceviamo sicuramente. Il Signore non si tirerà indietro, fratelli miei, quando noi abbiamo il dubbio, viceversa non riceviamo. È così. Il dubbio è quello che a noi ci frega in un certo senso, fratelli miei. La fede deve essere questa, di credere fermamente che quello che io sto chiedendo il Signore me l'ha già dato. Non me lo darà, me l'ha già dato. E se noi crediamo, veramente ne vediamo la gloria di Dio, perché le cose si manifestano da sole, senza bisogno di fare cose particolari. E ognuno di noi, sapete, ripeto, ognuno nella maniera come l'ha chiesto, come gli è capitato, ognuno di sé, io chiamo qualcuno di qua, sicuramente testimonierà di un qualcosa che Dio gli ha dato, magari, e in quale maniera ci ha dato. Quindi ringraziamo il buon Dio. E allora quei 120, gloria al nome santo del Signore, furono battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco. Amen. Gloria a Dio. E in quel luogo incominciarono a parlare altre lingue, lingue che non erano le sue. Non era come noi oggi, per esempio. Tu parli italiano, magari conosci un po' l'inglese, non lo so, a scuola cosa studi. E poi alla fine, ma ti fermi qui, ma tu non puoi parlare in lingua araba. Gloria a Dio. No, se lo fai è perché avviene qualcosa di soprannaturale, perché il Signore, gloria a Dio, si sta manifestando, lo Spirito suo Santo è in noi, e allora succedono queste cose qui. E in quel luogo 120, gloria a Dio, ricevettero lo Spirito Santo, gloria al nome santo del Signore. E come dice la parola di Dio, gloria al nome santo suo, e apparvero loro delle lingue come di fuoco, che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Crediamo che questo è un atto solare in questa mattina, gloria a Dio. Crediamo che anche qui può succedere la stessa cosa. Abbiamo tutti il pari sentimento, fratelli miei, crediamo? Non credete, perché qua ci voleva un bel colpo di amen. Ripetiamo amen? Amen. Ora sì. È stato uno due che l'ha detto forse prima, lo so. È sempre la prima la spina, è solo la sorella. Ringraziamo il Signore per la sorella. Verso 13 dice invece: altri invece li schernivano e dicevano: sono ripieni di vin dolce, gloria a Dio. Gloria al santo del Signore. Sapete, riguardo a questa cosa qui, volevo dire qualcosa. In quell'occasione è successo che molti pensavano che erano ubriachi, perché li vedevano parlare in quella maniera. Santo, e hanno avuto questo pensiero, ma Pietro si alzò in piedi e disse: c'è mai che dite, è solamente la terza ora della mattina, dice, già sono ubriachi, non avete nata, scusando il termine, gloria a Dio. Invece lo Spirito di Dio che faceva sì che quelle persone che erano presenti parlavano in lingua, gloria al santo suo. E io, riguardo a questa cosa qui, devo dire qualcosa. Sapete, anche oggi succede la stessa cosa, vedete? E finché succede con quelli del mondo, ci può anche stare, è giusto, perché una persona che magari, per esempio, prendiamo, come ti chiami tu? Maria Rita. Prendiamo caso di Maria Rita. È la prima volta che viene qui, prima di chiesa evangelica, forse non sei mai stata, è la prima volta che entra in una chiesa evangelica, Maria Rita, in questa mattina. Magari se vede lei, cioè sente lei che noi parliamo in altre lingue, ci può anche stare che questa ragazza dirà: ma che cosa hanno queste? Ma sono pazzi, ma che ci è successo a tutte quanto sono? Va bene, è ammissibile, gloria a Dio, non lo metto in dubbio. Ma quando invece è il fratello che è nella fede da tanto tempo, la sorella, il fratello, la sorella, quelle sono cose gravi, fratelli miei.
Quello è come sta, no, come si pecca contro lo Spirito Santo. E guai a queste cose, fratelli miei. Eppure lo sapete che io ho sentito servitore schernire veramente fratelli e sorelle che saltavano nella presenza di Dio. E ci abbiamo le prove, fratelli miei, perché ancora possiamo andare a prendere i video che sono sul web. Gloria a Dio. Hanno detto anche questo. Questo significa mancanza di timore di Dio. Perché io non mi permetto di schiarmire un fratello, gloria a Dio, che sta saltando nella presenza del Signore. Dice, ma io per la mente mi passò un diavolo, mi fece passare la mente che non era lo Spirito di Dio, ma che era l'altro spirito. Me lo faccio passare, fratelli miei. Guai a pensare questo del fratello. Non posso pensare a questo. Viceversa, ripeto, se lo pensa un anno che non ha mai fatto un'esperienza con il Signore in questa maniera, gloria a Dio. E allora, gloria a Dio, il Signore lo sa. Nel caso di Maria Rita, nel caso di tante altre persone che non conoscono le scritture, non sanno quello che era successo. Tu hai ascoltato mai questa cosa qui dall'Alto Solai, per esempio? Infatti, vedete, se lo fa lei, ci può anche stare, ma se lo fa il fratello Paolo, per esempio, quanti anni fa il fratello Paolo? 30? 30 anni? È un bel problema, gloria a Dio, che stiamo parlando un giorno contro 30 anni. Gloria a Dio. Dio scende lì bella questa. Amen. Il nome del tuo Signore. E quindi, gloria a Dio, ho visto schernire. E questo è successo veramente nell'ultimo periodo. Non è successo 30 anni fa, 40 anni fa. Ho visto gente che serve a Dio e dire, chi sono quelli che scopoliano già? Cioè, fratelli miei, ma vedete un po'. Altro che giudei, gloria a Dio. Ma noi ringraziamo il buon Dio, veramente ci guardi sempre da queste cose ed è far sì che noi non pecchiamo mai in questa maniera, perché è troppo grave il peccare contro lo Spirito Santo, gloria al Santo Signore. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Diciamo, per ricevere lo Spirito Santo, per avere questo sentimento, per avere il presentimento, per stare bene insieme, cosa ci vuole? E ci vuole la fede, il perseverare, gloria a Dio, santificarsi, fratelli miei, il consacrarsi. Sono tutti componenti, gloria a Dio, che fanno sì che noi ci prepariamo, gloria al nome santo del Signore, a ricevere quello che il Signore ha preparato per noi. Ci sono stati casi... Però dico io, non è che ci vuole una preparazione per ricevere lo Spirito Santo, attenzione, gloria a Dio, perché ho visto gente ricevere lo Spirito Santo anche così all'improvviso, senza chi lo ha ricevuto in una macchina, chi lo ha ricevuto in una chiesa, chi lo ha ricevuto con l'imposizione della mano, chi lo ha ricevuto invece seduto, gloria a Dio, nel suo posto, gloria a Dio. È un momento di fede, è un momento di predisposizione nostra che noi dobbiamo avere in Dio, gloria a Dio, e Dio in quel momento opera potentemente. Ma io non l'ho ricevuto, pazienza, abbi fede, anche questo, gloria a Dio, fa parte del cristiano, gloria al nome santo del Signore. Non vi preoccupate, non vi allarmate, non dite io non l'ho ricevuto e quello quindi va dato all'inferno. No, non dite queste cose, perché questa è opera del maligno che ci mette in testa questi strani pensieri, gloria a Dio. Quindi dobbiamo pensare semplicemente che per il momento è andato avanti così, ma presto, per fede, diciamo tutti, il Signore presto mi battezzerà col fuoco e con lo Spirito Santo, gloria a Dio. Questo dobbiamo pensare, positive. E allora, gloria a Dio, ora vi devo dire qualcosa riguardo alla Giusa Stritti, che mi sono appunto fatto qualche appunto qui in questo foglio del nome santo del Signore. E allora, questo vento dello Spirito Santo, dobbiamo fare in modo che soffia anche qua dentro, non solamente in quell'alto solaio di 2000 anni fa, fratelli miei, gloria a Dio. I muri devono tremare della presenza del Signore, gloria a Dio, non della presenza nostra che battiamo con un martello, la presenza del Signore, perché nei posti, gloria a Dio, ancora qui non è successo, siamo qui da poco, gloria a Dio, però io per esperienza mia e tanti altri mi possono raccontare delle meravigliose esperienze che si sono avute, gloria a Dio, in altri luoghi, veramente i muri tremavano. Veramente la gente saltava fino ad arrivare a 2 metri dalla forte presenza del Signore. Veramente a terra era tutto bagnato, gloria a Dio. I muri, i vetri, scendeva l'acqua praticamente. Vero, fratello, vero che era così, gloria a Dio. Quindi ringraziamo il buon Dio. Oggi invece siamo in stand-by, gloria a Dio. Ci siamo fermati.
Oggi non ci sono più battesimi nello Spirito Santo da già un sacco di tempo. Anche perché sapete, quando si avviene un battesimo, specialmente in questo periodo di carestia, chiamiamolo così, sicuramente oggi ci sono i mezzi per pubblicizzarlo dappertutto. E invece lo stesso fatto che non viene pubblicizzato ciò è perché, gloria a Dio, questo non è avvenuto ultimamente. Ci siamo fermati, certamente non manca per Dio, non è Dio che non sta battezzando, non è lo Spirito Santo che si è fermato, siamo noi. Amen. È il cristiano di oggi, gloria a Dio, che ha cambiato il suo atteggiamento, ripeto, consacrazione, fede, nelle chiese ci vuole, fratelli miei. Non occorre solamente riunirsi in una chiesa, gloria a Dio, prendere un verso della Bibbia, gloria a Dio, meditarlo, fare, dire, e poi andare tutto a casa e ritornare a fare quello che facevamo prima. No, fratelli miei, no, non funziona così. Consacrazione, fede, amore, carità. 1 Corinzi, capitolo 13, lo ripeto ancora una volta, fino a ieri sera lo abbiamo ricordato lì, in quella famiglia. Può avere tutti i doni del mondo, tutti i doni che possano esistere. E qua dice, anche se io parlassi tutte le lingue del mondo e degli angeli, quindi, gloria a Dio, non ci vantiamo di dire io ho ricevuto lo Spirito Santo e sono a posto. Perché in 1 Corinzi, praticamente, dice tutto il contrario. Perché c'è anche se tu hai ricevuto, hai fatto, tu parli altre lingue. Ma se non hai carità, se non hai amore, tu non hai fatto nulla, gloria a Dio. Quindi Dio ci vada tutti i lati, come si vuol dire. Non ammessi per neanche, perché qualcuno si sente appagato, ma io ho ricevuto lo Spirito Santo, perché la caparra della vita eterna. Però come dico sempre, fratelli miei, la caparra, ora non sono più caparre, ma prima mi ricordo, 20-30 anni fa, qualcuno se lo ricorda sicuramente, quando si doveva comprare qualcosa, si andava al negoziante, gli si lasciava una caparra, vero? E poi si dava la rimanenza quando veniva ritirato quello che era, quel prodotto. E gloria a Dio. Però finché non gli si dà la rimanenza, quello lì non è nostro. E la caparra della vita eterna è questa. È caparra. Cioè non significa già vita eterna e basta. Dio dà lo Spirito Santo, gloria a Dio, e la caparra della vita eterna va benissimo, e tutto il resto lo dobbiamo dare nel cammino che noi continuiamo a fare con il Signore. Vabbè. E come avviene ciò? Con il nostro cambiamento, con la nostra fede, con la nostra consacrazione e con tutto quello che praticamente serve ai buoni cristiani. La Chiesa deve appartarsi, deve uscire fuori da questo mondo, deve stare bene insieme. Quando, ripeto, quando ci riuniamo, fratelli miei, una sola mente, un solo pensiero, solamente il Signore. Non dobbiamo pensare nulla di quello che abbiamo lasciato fuori. Sono le 12:10, non pensiamo alla pasta che dobbiamo andare a fare oggi, com'è, come non è, i problemi, dico io, attenzione, c'è magari qualcuno che ha problemi perché ha la famiglia inconvertita, il marito o la moglie, o il papà o la mamma, e quindi questo qua ci può stare, questo è un altro discorso, gloria a Dio. Però c'è gente proprio, che io lo vedevo, che allora, pur essendo tutta la famiglia convertita, allora io me ne vado a vederci, Dio benedica, vero fratello Paolo? Perché allora dovrebbe essere tutto a tavolo, e no, se siamo obbligati per motivi validi, e allora non possiamo fare nulla, anche perché, gloria a Dio, dobbiamo essere di buona testimonianza anche per i familiari, principalmente, gloria a Dio, perché i familiari, dice, ma che è più interessante di me, e così via, con il nome santo del Signore. E allora, invece, per quanto riguarda il fatto che non ci sono più chiese dove si battezzano, dove avvengono battesimi con lo Spirito Santo, gloria a Dio, dobbiamo chiedere veramente che quel risveglio che c'è stato da Giuseppe Scritti più di 100 anni fa ritorni veramente a esserci nei luoghi dove noi frequentiamo. Fratelli miei, fratelli che state ascoltando, il risveglio dice che inizia prima da noi, fratelli miei, attenzione, dico, qualcuno non si culli che il fatto che la Chiesa magari non sta camminando bene, dice, io che faccio? No, intanto ognuno guardi la sua posizione davanti a Dio, e vi faccio vedere che il risveglio nasce in automatico, fratelli miei, anche a livello personale, gloria a Dio. Se poi siamo 10, siamo 30, siamo 50, meglio ancora, perché tutti lo viviamo assieme, gloria a Dio, come quei 120 dell'alto solare. Ma se non è così, pensiamo ognuno per noi. A Giuseppe Stretto, alla fine del 1800, il pastore Paran
era un insegnante biblico che era nel Kansas, negli Stati Uniti, assegnò ai studenti una ricerca, lui faceva parte di un college praticamente, e assegnò agli studenti di studiare praticamente sulla Bibbia il battesimo con lo Spirito Santo, perché erano tutti. E quindi, gloria a Dio, questi studenti incominciarono a meditare la parola di Dio, a cercare, perché lui voleva capire se quello che era successo quasi 2000 anni prima era ancora attuabile ai tempi suoi, perché sono passati più di 100 anni, o se era un qualcosa che era successo ai tempi di Gesù e che era finito tutto lì. Alla fine, gloria a Dio, che loro hanno studiato, gloria a Dio, furono tutti d'accordo sul fatto che la promessa era validissima ancora per quel periodo. Come attuale, fratelli miei? Quella promessa, vedete che non è stata dimenticata dal Signore. Qualcuno dice, noi fa sfiducioso, dice, no, la promessa è sempre valida. E allora, gloria a Dio, questi ragazzi, assieme a questo pastore, gloria a Dio, incominciarono a pregare. Si riunivano, pregavano perché volevano ricevere, perché sapevano che qui c'è scritto, gloria a Dio, che dobbiamo ricevere anche noi. E allora incominciarono a pregare, gloria a Dio. Si riunivano e pregavano, convinti che dovevano ricevere, fratelli miei. E come io dissi l'altra volta, fu l'ultimo, il 31 dicembre del 1899, ci fu il primo battesimo. È stata battezzata una donna, manco per storia, gloria a Dio. È stata battezzata una donna, precisamente il 31 dicembre di notte, praticamente, del 1899, scoccò il 1900, gloria a Dio. Quella notte il Signore battezzò una donna. Questa donna si chiamava, ci avevo scritto anche il nome, Agnes Osman. E il pastore, gloria a Dio, gli ha imposto le mani, il pastore che non era battezzato con lo Spirito Santo, ci ha imposto le mani alla donna, e quella che ricevette lo Spirito Santo fu quella donna, perché era quel cuore predisposto a ricevere, gloria a Dio, non ricevette neanche il pastore. E allora, gloria a Dio, successivamente anche il pastore e gli altri fratellini, gloria a Dio, ricevettero anche a loro lo Spirito Santo, gloria a Dio. Ma poco dopo quella scuola si chiuse, gloria al nome del Signore. Naturalmente il diavolo ci mise lo zampino, gloria a Dio. Loro si incominciarono a riunire casa per casa, gloria a Dio, fino ad arrivare al 1905, quando, gloria a Dio, a Houston fondò una scuola biblica, dove si iscrisse quel famoso William Seymour, che è il pastore che poi mandò il risveglio, cioè che poi affittò quel locale ad Azusa Street. Allora si iscrisse anche quest'altro fratello nostro, Seymour, e anche lui ricevette lo Spirito Santo, gloria a Dio. Successivamente, gloria al nome santo del Signore, infatti, fu invitato questo qui, gloria al nome santo del Signore, Seymour praticamente incominciò un percorso tutto suo personale con il Signore, incominciò a predicare per le case, per le strade, un po' dappertutto, gloria a Dio, fino ad arrivare, gloria al nome santo del Signore, che una volta a Los Angeles, addirittura appena lui predicava sul battesimo con lo Spirito Santo, addirittura lo scaraventarono fuori perché non lo volevano mezzi in piedi, gloria a Dio. E allora, gloria al nome santo del Signore, si ricominciarono a riunire ancora nelle case, gloria a Dio, ma intanto Dio operava potentemente, quelli che si riunivano Dio li battezzava, si aggiungevano anime e Dio continuava a battezzare fino al punto che, gloria a Dio, furono costretti, gloria a Dio, ad affittarsi un locale, gloria a Dio, e fu in Azusa Street, al 312 di Azusa Street, che era praticamente un vecchio locale che era stato utilizzato nel passato, quindi era abbandonato a se stesso. Allora fecero che si presero quel locale e si riunivano in quel locale, gloria a Dio, e per lui era questo Seymour praticamente il pastore generale che guidava quel posto. Ebbene, gloria a Dio, la gente arrivava per curiosità o per questo, e la gente riceveva lo Spirito Santo. Furono costretti a fare 3 riunioni di culto al giorno, mattina, pomeriggio e sera. Dice che alla sera, fino alle 2 di notte, erano lì, e le 9 di mattina ripicavano il re, gloria a Dio, fino a che sono stati attaccati dalla stampa, attaccati dalla chiesa madre, gloria a Dio. E allora cosa succede? Però questo qui non andò contro di loro, perché sappiamo bene che quando qualcosa viene criticato è come noi, sapete? Io ringrazio Dio,
Noi abbiamo tantissime visualizzazioni, ma sicuramente non sono perché ci piaccio o perché magari sono tutti d'accordo. Ce ne sono tanti che ci guardano perché ci criticano, perché non sono d'accordo sul messaggio. Non lo metto in dubbio, ma sappiamo bene che la critica tante volte fa bene. Gloria a Dio. Infatti, gloria a Dio, quello che dicono, che quello che appunto raccontano, che quel luogo praticamente ci andavano gente per criticarli, per scagliarsi contro. Ma una volta che entravano in quel luogo, gloria a Dio, cadevano in ginocchio, veramente chiedevano perdono dei loro peccati e anche loro erano battezzati con lo Spirito Santo. Quindi gloria a Dio, vedete, gloria al nome santo, siamo a Dio, quando Dio opera potentemente, non c'è nessuno che lo può fermare, gloria a Dio. E ringraziamo il buon Dio. Tre culti al giorno, fratelli miei, mattina, pomeriggio e sera, fino alle 2 di notte essere lì a pregare. Poi ci fu William Duran, pastore di una chiesa di Chicago, che si recò da Dusa Street per ricevere anche lui. Poi lui, andandosene a Chicago, predicò nella sua chiesa. E c'era qui il famoso Luigi Francescone, che era un pastore italiano, gloria a Dio. Questo pastore italiano, Luigi Francescone, fu il primo italiano pentecostale, il primo italiano a ricevere lo Spirito Santo, gloria a Dio. Ebbene, andò in quel posto, in quella chiesa a Chicago, ricevette lo Spirito Santo, se ne tornò in Italia, gloria a Dio, e cominciò a fondare chiese pentecostali, gloria a Dio, e così, gloria a Dio, la Pentecoste si sparse un po' in tutto il mondo, in Italia anche, grazie al Signore che si è servito di questo nostro fratello in Cristo, fino ad arrivare ai tempi d'oggi, che sappiamo bene, gloria a Dio, quello che è successo. Quello che succede, che fino a 30 anni, 40 anni fa, la Pentecoste, i battesimi erano all'ordine del giorno, fratelli miei, gloria a Dio. Oggi invece, gloria al nome santo del Signore, non ci sono, siamo proprio fermi, ci sarà un motivo, però ripeto, certamente non è colpa del Signore, gloria a Dio. E allora, gloria al nome santo del Signore, cosa vogliamo fare? Vogliamo ritornare anche noi nell'alto solaio? Gloria a Dio, vogliamo tornare ad Azusa Street, gloria a Dio, e aspettare che il soffio veramente dello Spirito Santo veramente arrivi qui in questo luogo e nei luoghi dove ci sono riunioni, gloria a Dio, riunioni di preghiera, culti, gloria a Dio, dove si cerca la faccia di Dio con tutto il cuore. Amen. Facciamo qualcosa, fratelli miei, perché i tempi sono maturi, gloria a Dio. L'alto solaio, gloria a Dio, è sempre disponibile, non dipende da Dio, fratelli miei, non è il Signore che sta dormendo, siamo noi che ci siamo addormentati, ci siamo cullati. E poi anche le persone, gente che ha ricevuto lo Spirito Santo, non fa nulla per essere ancora più riempiti, perché pensano che ormai è arrivato il tempo, basta, io ho ricevuto, sono a posto. No, fratelli miei, gloria a Dio, non funziona così, fratelli miei, dobbiamo ricercare ancora di più, gloria a Dio. Ma ringraziamo ancora il Signore. Gli 7:18 dicevano: e avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che espanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quel giorno espanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve profetizzeranno. Gloria al nome santo del Signore. Quindi gloria a Dio, sappiamo bene che questo è per gli ultimi tempi, e gli ultimi tempi sono vicinissimi, sono qui, già sono pronti gli ultimi tempi, perché sappiamo bene che il Signore prestissimo tornerà, perché non può rimanere a guardare quello che c'è in questo pianeta, come ci stiamo comportando, chiese, non chiese, mondani, non mondani, da tutti, sbagliando tanto, fratelli miei, e questo non va bene, gloria a Dio. Voglio leggere l'ultimo verso che ho letto, che dice: e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. E quindi, gloria al nome santo del Signore, sappiamo bene che io parlo ancora con Maria Rita in questa mattina, dicendoti: Maria Rita, tu ti trovi qui in questo luogo in questa mattina, non è perché ti ci ha portato qualcuno, lascia stare a loro, non so chi ti ha detto di venire qui, però non sono stati loro a portarti. Qui è stato il Signore. Che Signore questa mattina ti voleva trasmettere il suo amore, il suo perdono, e farti capire quanto è importante cercare Dio in questi tempi così malvagi, così cattivi, dove veramente la gente pensa solamente a farsi bene per i fattori, non pensa agli altri, gloria a Dio, non
non pensa al suo fratello, alla sua sorella, alla sua mamma, al suo papà, ai suoi figli. E sappiamo bene che se noi andiamo a fare una ricerca vediamo quanta gente abbandona anche i propri figliolini, bambini, che ci vuole veramente, ci vuole un cuore non duro, come quello che si dice che ce lo cambierai in cuore di carne, ma quelli là sono veramente cuori d'acciaio, di ferro, gloria a Dio, perché abbandonare, gloria a Dio, un figlioletto, un bambino, ci vuole veramente tanto coraggio. Però, gloria a Dio, anche per loro c'è speranza, fratelli miei, perché non pensiamo che magari la persona che non si è convertita, che ha fatto del male, sia condannata all'inferno. No, perché come ripeto è stato scritto nel verso 21, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ricordiamoci che quel ladrone sulla croce, l'ultimo istante di ogni minuto della sua vita, ha chiesto perdono a Dio. E Dio lo ha salvato. Quindi figuriamoci noi non siamo stati a livello suo, gloria a Dio, giusto? Quindi gloria al Santo del Signore, ringraziamo con Dio e ancora preghiamo, fratelli miei. Preghiamo che il vento dello Spirito Santo soffi nei luoghi dove siamo riuniti figli di Dio. Cerchiamo Dio, cerchiamo lo Spirito di Dio con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. E ancora, gloria a Dio, in questa mattina, gloria a Dio, quanti desiderano ricevere da Dio, gloria al nome santo del Signore, non solamente lo Spirito Santo, perché magari lo Spirito Santo magari per qualcuno in questo momento è al primo posto, ma anche altre cose, liberazione, guarigione. Amen. Si può accostare in questa mattina, gloria, e gloria a Dio, pregheremo per lui o per lei. Ripeto, come sempre, non siamo noi che battezziamo con lo Spirito Santo, non siamo noi che guariamo, non siamo noi che liberiamo, noi non siamo nessuno. Siamo semplicemente, gloria a Dio, dei servitori, gloria a Dio, che vogliono veramente il bene di altre persone, di altri fratelli, di altre sorelle, che amano e che cercano, gloria a Dio, di far sì che la gloria di Dio risplenda su tutti noi. Grazie Gesù. Annullate ogni cosa che non appartiene a Dio.